Un fine settimana sulle tracce del lupo. La proposta è stata fatta dagli enti coinvolti nel progetto Lupo, l'attività di ricerca attivata quasi 15 anni fa dalla Regione Piemonte. La finalità è soprattutto quella di rendere trasparente e comprensibile a tutti la procedura di monitoraggio di questa specie particolare che è il lupo. Dato che nelle ultime settimane ci sono state opinioni diverse, anche qualche polemica sul numero presunto di questi lupi, noi non abbiamo la certezza assoluta di quanti sono i lupi, come tutti i censimenti, i monitoraggi ci danno una stima, però vogliamo proprio dimostrare a tutti quelli che sono interessati che queste operazioni vengono fatte con la massima trasparenza alla luce del sole. Si parte sabato da Chiusapesio per una camminata di 4-5 ore, domenica da Entracque. La partecipazione è gratuita, ma bisogna prenotarsi entro il 9 marzo telefonando ai parchi o alla forestale. Soprattutto se ci sarà un certo numero di persone, il lupo si guarderà bene da farsi vedere, non è così frequente vederlo, anche se obiettivamente negli ultimi mesi ci sono stati un maggior numero di avvistamenti rispetto al passato. Quello che viene analizzato normalmente in questi itinerari sono anzitutto le tracce, quindi vengono fatti soprattutto d'inverno perché ovviamente sulla neve è più semplice individuare le tracce e soprattutto poi seguirle. E durante appunto questo percorso lungo le tracce vengono individuati praticamente tre tipologie di oggetti, cioè i peli, le fatte, gli escrementi e eventuali predazioni, quindi tracce di cibo rimasto a seguito di attacco del lupo. Un problema lupo quindi esiste, ma prima di pensare alle soluzioni bisogna conoscerlo. Ma l'ordine di grandezza dovrebbe essere tra i 40 e al massimo 50 esemplari. Quindi questo sicuramente è un numero realistico. Il lupo bisogna tenere presente che ha una grandissima mobilità, quindi può succedere di vedere un esemplare in una valle e il giorno dopo vedere un altro esemplare in una valle vicina, ma in realtà è sempre lo stesso che ha avuto questa capacità di spostarsi, a volte anche per decine di chilometri in pochissimo tempo.